una cosa vergognosa, perché a prescindere io per lui o che per lui ho perso un figlio. Giuseppe. Per cui, e poi dopo uno che ci ha fatto uccidere 2000 persone. Non sono morti con dignità. No. Cioè è una cosa veramente vergognosa pensarlo, non dirlo, pensarlo. Io una cosa del genere, a prescindere non avrei neanche parlato. Dello Stato avrei detto tutto chiuso, quando ci chiudo gli occhi curato da dentro, cure perché è giusto, che non è umanamente bisogna curarlo, però di là deve uscire soltanto quando ha smesso di vivere. Che quella è la sua sentenza, perché quella ha ucciso 2000 persone, non ha ucciso una persona, io penso ha fatto... Ma anche lei però ha ucciso, eh? Sì, io ho ucciso in guerra di mafia, ho fatto qualcosa. No, lei ha ucciso anche Giovanni Falcone. Quello io l'ho detto sempre, ha partecipato, quello sì, perché mi hanno preso in fragranza, ci prende subito e lo porti. Lei ha portato 200 sì. dei 500 sì. chili sì. di questo. Tritolo che sono esplosi uccidendo questo l'ho detto Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, sì. Vito Schifani, sì, ma... Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Anche lei dovrebbe stare chiuso. No, io non è che dovrei ascoltare, io siccome io ho fermato la macchina di guerra, non è che dobbiamo ora dire lei ha sbagliato, però se non era per me questa situazione andava avanti ancora per anni. Perché lei è il primo pentito. Mi hanno pregato di fare questa. Di capaci. Di capaci, io gliel'ho detto. Guardate che fermiamo questa macchina di guerra, perché giustamente è così, ma non che io ho fatto qualcosa, oppure a me Giovanni Falcone mi aveva fatto a me qualcosa. O dottor Borsellino, a me non mi ha fatto niente male nessuno. Quindi lei mi sta dicendo, ci sta dicendo che lei non sapeva per chi era destinato il tritolo. Lei ha fatto anche la prova auto per vedere... Quando mi hanno fatto fare la prova dell'auto, infatti io pensavo, ma che cosa debbono fare che sta velocità che... Perché quando viene a sapere che suo figlio è in mano loro, decise di... continuare a collaborare, perché non si ferma, perché non ritratta? Non lo deve fare mai nessuno questo. Quando uno prende una strada, la deve portare sempre a termine, perché quando si blocca e va indietro pure, è la fine pure per lui. Non solo per lui, ma per... Cioè loro non sono uomini d'onore? No, quelli non sono, perché se un uomo... Se io ti dico fermati e ti restituisco tuo figlio... Tu dici non è possibile. Ma non è possibile, non te finiva che ammazzavano a me, e ai miei familiari e a tutti. Purtroppo mio figlio, lui e chiunque, io non è che posso approfittare di un bambino, uccidere un bambino. Perché devo uccidere? Ma che c'ho il bambino? Io ho una cosa con te, con uno grande, io posso accetto questo, no? Vabbè, vediamoci l'altra di noi grandi, no? Che tu vai a cercare un innocente che non sa niente, non c'entra niente. Perché cosa, tu sei un vigliacco. 779 giorni di sequestro, gli ultimi 180 giorni in una stessa casa. E poi? Che poi io ci ero arrivato a dei passi, sai? Quello che mi dà più, diciamo, più... che mi fa andare sangue in bollizione è questo, perché io... c'era due passi e potevo salvare questo ragazzo. Che lei si pente e poi con Balduccio Di Maggio e Gioacchino La Barbera decide di cercarlo, per cui lascia la località protetta, perché voi siete tre pentiti, scendete giù in Sicilia, andate ad Altofonte, fate le vostre indagini a San Giuseppe Iato, che poi l'avevamo fatto bene l'indagine. Perché noi ci avevamo arrivato a chiodo. E avete sbagliato di quanto? Perché l'indagine che abbiamo noi fatto subito era questo. Che c'era il fratello di Di Maggio, che forse poi questo ragazzo è morto, non so. Che ci diceva, c'era questo scemo del paese che è chiodo, che faceva tutti i giorni la spesa. Dice, ma questo fa la spesa, non ha fatto mai spesa, com'è che fa la spesa, comprava il pane? E là era il problema, che noi subito abbiamo, non facciamo così. Era il vivandiere. Era il vivandiere che ci portava da mangiare, capito? Allora noi e voi avete sbagliato di quanto? Abbiamo sbagliato, perché lui diceva sarà là a casa, questa è a casa, quella è a casa, invece non era quella. Era quella vicina. Perché se noi andavamo là, noi ci portavamo a Giuseppe.
perché una volta che entravamo dentro eravate armati? Lo vedevamo che c'era là, no? C'era questo, diciamo, questo buco, vedevamo tutto e lo portavamo, però purtroppo non è potuto essere, pure non è andata così, perché era il destino che voleva questo, era il signore che se lo voleva portare su, oppure era questo che dice il bambino deve distruggere la mafia, il signore se l'ha portato, non lo so io questo. E tu sai, mio figlio non è che è un ragazzino a 12 anni, ha sconfitto la mafia, perché dopo che è morto lui si sono scoperchiate tante pentole, è la verità questa, no? Mi dica una cosa, è giusto che lei che ha commesso, quanti omicidi ha commesso? Un po', non lo so, 5-6, ma sempre nell'ambito di mafia. Anche il mafioso ha diritto a vivere. Sì, per carità, però là sai com'era, sì, dottor Rodo, o io ammazzavo lui o lui ammazzava me, giusto? Però lei ha avuto un ruolo nella strage di Capaci. Io ho avuto un ruolo rilevante, non è che ha avuto un ruolo che... A me mi dispiace. Lei ha dato anche il telecomando per la strage di Via D'Amelia. Io ci ho dato, no uno, ci ho dato due telecomandi. A chi? Ai fratelli Graviano. Lei alle 17.56 di quel 23 maggio del 92, lei dov'era? In piazza, a passeggiare. Quando seppe della strage? Dopo due ore, tre ore. Come venne a saperlo? Mi ha chiamato la barbera. Gioacchino? Gioacchino, ci fai venire un attimo a casa di Gioè, perché non lo sapevo. Di Antonino Gioè. E sono andato là, l'ho trovato Brusca. Giovanni Brusca. E mi ha detto, abbiamo fatto l'attentato a... dottor Falcone, che poi si sapeva, no? E lei come reagì? Io ce dovevo dire, sono rimasto, mica non ho fatto nessuna, non ho detto nessuna parola.